finiti oggi? Un mondo colorato, delle piattaforme su cui saltare. Siamo su Roblox? No, Billy, guarda meglio. Guarda quel cubo con un punto interrogativo. Siamo nel mondo di Super Mario! E io i baffi, forte! Io non li voglio i baffi. Voglio provare a prendere quel cubo. Oh! Sì! Sono finalmente alta! Anch'io voglio diventare alto. Ecco un altro cubo. Ouch! Oh, non c'è niente. Ho solo sbattuto la testa. Ah. Un altro cubo. Hop, hop. E vai, delle monete. Wow, ho anche preso una vita in più. Ma non è giusto. Oh, ma chi sono quelli? Hanno la faccia arrabbiata e il caschetto. Assomigliano a Will Byers. Infinity Will. Andiamo a fare amicizia con loro. No, Billy, aspetta, c'è qualcosa che non mi convince. Se siamo nel mondo di Super Mario, perché c'è dentro Will Byers? Piacere. Billy, sono i Goomba, quei mostri a forma di fungo. Più che a forma di fungo, mi sembrano a forma di cac. Billy, attento, si stanno avvicinando. Se li tocchiamo, perdiamo. E tu hai già perso una vita. Siete fregati. Proviamo a saltarci sopra. Oh! Bravissimo, Billy! Vieni ad aiutarmi! Tu adesso sei un gigante! Oh, giusto! Arrivo! Ah! Oh! No! Sono di nuovo piccola! Un bel problema! Oh! Ecco un cubo! Oh! C'è una stella! Prendila, Billy! Subito! Wow! Sono diventato arcobaleno! Che forte! Colpisci i Goomba! Va bene! Ciao ciao Goomba che ricordano Will Byers! Oh, ecco la bandierina, dobbiamo prenderla! La voglio prendere io! Troppo tardi! Uffa, ma non è giusto! Ho fatto io tutto il lavoro! Ma tu ci metti sempre nei guai e io ti salvo sempre, quindi me la merito! Uffa! Ehi, ma cos'è quello? È Todd! Ma è un fungo! Oh, che fame! Ed è anche ora di pranzo! Lascialo stare, Billy! Todd è il nostro amico! Guarda, non è adorabile! Oh! Aiuto! Basta! Lasciatemi stare! Scusami, Todd, è che sei così carino! Ma chi siete voi? E dove sono Super Mario e Luigi? Oh. Allora perché avete i loro cappelli? Non lo so, siamo finiti in questo mondo per sbaglio! Vi dovrò portare dalla principessa Peach! E vai, una principessa! Speriamo sia carina! Solo lei potrà decidere del vostro destino! Oh! Siamo in un vero castello! Lasciami! Ouch! Todd, chi sono questi due bambini? Che bella! Todd, eccoti qua, ora spiegami che ci fanno questi due qua dentro! Non lo so, principessa! E li guardi! Hanno rubato i cappelli di Mario e Luigi! Non li abbiamo rubati, ce li siamo trovati in testa! Infatti! Tra l'altro, ma dove è finito il mio cappello? No, l'ho perso, il mio cappellino blu! Cos'è questo rumore? Non è il mio pancino! Oh no! È Bowser! Peach, sei nei guai! Non credo proprio, Bowser! Todd, combattenti! Preparatevi all'attacco! Adesso ti vengo a prendere! Ma ha preso Billy, non la principessa Peach! Infatti! E vai! Dobbiamo salvarlo! Oh no! Coraggio, vieni con me! Dove siamo adesso? Questo è il mio regno! Dobbiamo attraversarlo se vogliamo salvare il tuo amico Billy! Ma chi l'ha detto che lo vogliamo salvare? Potrai seguirmi in questa avventura se saprai superare questo percorso! Guarda che io posso anche tornare a casa! Cominciamo il percorso! Ha! Ha! Wow! Seguimi, entriamo in questo tubo! Oh mamma, è saltata dentro un tubo! Principessa Peach, esci di lì, magari è un tubo dell'immondizia. Principessa, ma dove sei finita? Perché mi devo sempre cacciare in questi guai? 1, 2, 3. Brrr, ma dove siamo adesso? Nel mondo del ghiaccio. Beh, andiamocene via. È il percorso che dobbiamo fare per trovare Billy e sconfiggere Bowser. Brr, ma si gela, non siamo vestite per stare in un mondo come questo. Non ti preoccupare, dai un pugno a quel cubo. Ok. Oh! È un fiore. Ah, scotta, scotta. Quel fiore ti dà il potere del fuoco, guarda. Wow, ma è bellissimo. Voglio fare tante palle di fuoco. Aspetta, ricordati che siamo sul ghiaccio!
Oh mamma, hai ragione, si sta sciogliendo tutto! Sarà un lungo percorso. Mi domando cosa stia facendo Bowser adesso. Wow! Finalmente ti ho catturata, Peach! Oh, ma chi è questo? Salve! Ma chi sei tu? Billy! Ma sei un umano? Credo di sì! Avete catturato la persona sbagliata! Adesso che me ne faccio di te? Non lo so! Guardiamo la TV? Probabilmente Peach cercherà di salvarti e verrà qui. In tutto quel tempo, boh, guardiamo la TV. Finalmente siamo usciti da questo posto ghiacciato. E ora dove siamo? Nel deserto. Oh, fantastico, ora fa troppo caldo. Usa il fiore di ghiaccio. Ecco, ottima idea. Lo uso per farmi un gelato. Oh no, era delizioso. Senti, troverai tantissimi gelati nel prossimo mondo. Che cosa? Vieni qui, è pieno di dolcetti. Arrivo! Oh. Wow! Dolcissimo, non è vero? Sì! E guarda quanta panna! Quella non è panna normale! Quelle sono sabbie mobili dolci! Beh, non mi spiacerebbe sprofondare qui. Esci di lì! Aiuto! Accidenti! Allora, dove sono gli altri dolcetti? Chissà cosa starà facendo Bowser. Sì, hai ragione, questi popcorn sono buonissimi e anche il programma TV non è male. Che ti dicevo? E le dobbiamo andare via da qui! Oh, mi stavo divertendo. Ci manca un solo mondo prima di arrivare da Bowser. Va bene. Ma dobbiamo stare attente perché è un mondo spaventoso. Wow, ma è il mondo di Halloween, ma è bellissimo! Non ti fa paura? No, io adoro le cose spaventose. Oh, guarda un fantasmino! Ciao, ciao! Andiamo avanti. Bowser. Ah, sì. Bowser. Ciao, Ele. Zitto, lui è mio prigioniero. Cosa? Pensavo fossimo diventati amici. Lascialo andare, Bowser. No, scusate, penso ci sia un errore. Io sto bene. No, se vuoi che lo lasci andare, devi diventare la mia regina. E io posso andarmene quando voglio. Fermo! Ci servirebbe una stella arcobaleno per sconfiggere Bowser. Ma certo, Billy, usa gli occhiali. Ma è pericoloso. Fallo. Ok. Vieni, principessa Peach, dobbiamo proteggerci. Da cosa? Vieni. Uno, due, tre, via. No, ma questo potere è quello più forte della stella arcobaleno. No. Grande Billy. Eh già. Ma cosa è successo? Segreto degli occhiali. Beh, l'importante è che si sia risolto tutto. Oggi sono qui per ringraziare gli eroi che hanno salvato il nostro regno. Ele e Billy. Ma dove sono Mario e Luigi? Noi siamo meglio. Ed è per questo che li nomino eroi del nostro regno. Quindi sono diventata una principessa? No. Oh, principessa Peach, ti consiglio di farla diventare principessa. Ma non posso. Beh, ti conviene perché ha un potere potentissimo e non basteranno i miei occhiali a fermarla. E va bene, da adesso in poi Eleonora è una principessa. E vai, sì. Ora sono felice. Ciao a tutti team Olivieri, io sono Eleonora e questa era Super Mario nella vita reale. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Olivieri, olivoggi, olisempre. Ciao.